Ok, dai, per me la riunione è conclusa, siamo tutti d'accordo. Ok. Quando ci siamo presentati alle elezioni politiche del 2013, lo abbiamo fatto con l'intento di ristabilire una parità. La parità tra i cittadini e la classe politica. Ed oggi che ne abbiamo la possibilità, stiamo dimostrando che alle parole seguono sempre i fatti. In particolare, dopo aver assunto io il ruolo di questore e Paolo quello di vicepresidente del Senato, assieme abbiamo rinunciato a 373.000 euro solo di indennità. Ma se contiamo anche quelli dei nostri colleghi alla Camera, Fraccaro e Spadoni, arriviamo a un totale di 750.000 euro. E poi c'è il nostro Roberto Fico, eletto presidente alla Camera dei Deputati, che in questa legislatura ci farà risparmiare 250.000 euro. E siamo ad 1 milione di euro. E infine ci siamo noi segretari di presidenza, che restituiremo ciascuno oltre 130.000 euro in questa legislatura. E con questo sono un altro 1 milione di euro e tra Camera e Senato, con tutti gli incarichi che fino ad ora abbiamo assunto, arriviamo alla somma complessiva di 2 milioni di euro. 2 milioni di euro a cui abbiamo già rinunciato e questo calcolo non tiene conto di tutti gli altri benefit a cui abbiamo già detto no. Come l'appartamento, l'auto blu, le spese telefoniche e le spese di rappresentanza. Ebbene, questo è il valore della nostra coerenza. Non pensiamo di meritare applausi e neppure li chiediamo. Chiediamo solo che tutti facciano come facciamo noi. Il cambiamento parte proprio da qui.